Se perdo un round o se i nemici innescano la bomba, il video finisce. Fortnite cerca e distruggi. Ok ragazzi, quindi oggi stiamo provando la modalità cerca e distruggi per tentare la sfida che è praticamente se i nemici piazzano una bomba, il video finisce. Vabbè, comunque lasciamo stare. Vediamo un attimo come va questa sfida, ragazzi. Non so ancora bene come chiamarla, però volevo giocare cerca e distruggi e fare una sfida a riguardo. Quindi vediamo come ce la caviamo. Stanno già lanciando granate, attenzione. Allora, dovrebbero stare praticamente nella zona lì sopra, anche se un tizio di questi credo che sia avanzato. E infatti, vabbè, non mi ha proprio notato. Questo mi ha rubato pure la kill, bella. Ah, cavolo, cavolo, da dietro. È doppio, eh. Sì, mi piace sta cosa. Magari prendo, esatto, questa cosa che potrebbe interessarmi. L'ho mandata male? No, l'ho mandata proprio bene, mi sa. Vabbè, comunque è andato pure questo, ragazzi. A posto. Va bene, non ce la stiamo cavando malacci. Ho visto, ragazzi, questa modalità spacco, cioè, non per qualcosa, però me la cavo veramente, veramente bene. In realtà è una modalità molto semplice che funziona molto alla Call of Duty. I nemici hanno veramente piazzato una bomba. Ah, ma noi siamo gli attaccanti, quindi. Ragazzi, io devo stare attento perché comunque il mio obiettivo principale è quello di non far piazzare bombe ai nemici e poi di attaccare come si deve per vincere il round. Quindi devo stare molto attento. Vabbè, comunque è andata, a posto. 3, 2, 1. Beh, round vinto, ci siamo, a posto, guys. Ok, abbiamo un po' più di roba. Io in realtà sarei tentato di prendere, vediamo un po', ragazzi, questo. Sì, credo che sia il più conveniente tra tutti. Qua tutte le armi cariche, a posto. Ok, ci tocca solo andare, ragazzi. Io preferisco comunque scontri a corto raggio, nonostante in realtà quella che mi manchi ora sia un'arma a distanza. Però non fa niente, ragazzi, ce la giocheremo con la pistola, scialla. Vabbè, c'è la gente fregata, ma cos, cos. Ah, la bomba è stata piazzata sempre da noi. Io mi imbroglio sempre, ragazzi. Quando vedo questa scritta vado nel panico. Vabbè, comunque. Vabbè, ragazzi, è fatta. Cioè, sono rimasti in due, ma chi è rimasto in due per sfizio? Dammi subito questo scar, è mio. Fra, non scherziamo, dammi lo scar. Posto, ragazzi, dopo ci teniamo pure questo scar. Beh, praticamente vinto il round. Ragazzi, li abbiamo veramente distrutti. GG. Ok. Cavolo, ci è andata benissimo. GG. Vabbè, ragazzi, credo di essere pressoché indistruttibile. Cioè, non credo che qualcuno possa eliminarmi. Cambio giusto quest'arma perché preferisco questo SMG. Però poi, ragazzi, ci siamo messi veramente benissimo. A parte che mi si è buggata l'arma. Non mi cambia le armi, ragazzi. Non mi fa sparare. Ah, ok, mamma mia, che panico. Per un secondo ho detto, non mi fa sparare. Allora, dobbiamo ancora piazzare noi. Quindi direi che possiamo andare qui. Vediamo se riesco a sgamare qualcuno. Attenzione, attenzione. Gente un po' incazzatella da questo lato. Eh sì, ragazzi, sono andati. Per la maggior parte mi sa subì tutti quanti. Quindi magari cerco un attimo di flankarli perché la maggior parte starà lì. Anche se io sento un po' di casino in generale, essere sincero. Ok, un altro. Attenzione, ragazzi, non era solo. Ok, ce l'abbiamo, ragazzi. Ma noi abbiamo un vantaggio tattico, credo, a questo punto veramente enorme. Proprio a livello di armamenti. Oh, stai calmo, Fran. Te cazzo, tutto stressato sto tipo. Bomba B è stata piazzata, a posto, ce l'abbiamo. E raga, a posto sto tipo FK. Vabbè, ok, fatto, GG. Quante eliminazioni sto, ragazzi? Terzo round vinto, 8 eliminazioni, ragazzi. Possiamo farci l'ultimo round se siamo bravi a difendere. Possiamo fare veramente cose carine. Qua, ragazzi, è un momento un po' critico perché non posso giocare da solo. Devo sperare che gli alleati difendano bene l'altro spot che io non difenderò. Sarà un po' difficile, ragazzi. Speriamo, speriamo. Allora, aspettate, questo me lo metto di così. No, volevo metterlo di così. E metto di così. Io cerco un po' di dividermi, ragazzi. Mi metto nella zona abbastanza centrale. In modo da sperare che gli alleati facciano il resto. Un andato. Devo costruirmi in testa, spero di no. Ok, ho utilizzato tutte le mie. Stanno sul nostro piano. Ce ne stanno pure un paio. Il mio amico ha bisogno di una mano? Ok, stranamente no. Spero che non stiano pensando bombe, ragazzi. Facciamo in fretta, non fermiamoci. Ah, il mio amico è stato eliminato. Cavolo, fra. Dai, 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 dai. Bella, 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 bella. Ok. Ho l'altra pistola pronta. Ragazzi, devo subito tornare in quelle zone perché voglio vedere se qualcuno sta piazzando. Dai, dai. Oh, raga, ma ce la fate? Capisco perché la gente non li elimina. Ok, ragazzi, torniamo subito, subito, dato che non c'è nessuno. Panico. So che sei qui. No, non è qui. Ok. Ragazzi, è lui, lo sento, lo sento, lo sento. Proprio qui, è qui. No.
Vabbè, ragazzi, allora. Ah, quello a fega app, giusto? Ora ce l'andiamo a eliminare, raga. No, scherzavo. Volevo. Raga, prima partita vinta. Vediamo la prossima. 11 eliminazioni, raga. Panico. Ragazzi, intanto tra una partita e l'altra vi ricordo sempre di inserire all'interno dello shop sempre e solo il codice creatore Fortu. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Ok, ragazzi, io ho cambiato mappa. Vediamo qui come ce la caviamo. Io la vedo un po' particolare, raga, in realtà, sta mappa. Forse un po' più difficilotta da fare, sapete? Non so, raga. Forse un po' più difficilotta, effettivamente. Vediamo. Non so. Ah, lutiamo anche, addirittura. Noi dobbiamo piazzare per ora, fortunatamente. L'importante, ragazzi, sì. Dobbiamo piazzare. Quando piazziamo è più facile, in realtà, gestirci il round. Quindi, ok, ci sto. Posso passare anche per sotto? Sì. Ragazzi, però dobbiamo stare molto attenti qua. C'è gente, ragazzi, c'è. Ok, uno fuori. Ah, cavolo, stava aperto sotto, non me ne ero accorto. Ragazzi, mi stanno sparando due nemici, non è a caso, cavolo. Devo farlo arrivare qua. Cavolo, è andato sulle scale, dovrei piazzare ora. Ragazzi, vado a piazzare, dai. È il momento adatto, secondo me. Dai, vediamo. Dai, dai. Tengo uno sotto. Ok. Andata. Oh, che vedi? Mamma mia, panico. Ok, ragazzi, 35 secondi a partire da ora. Ce la posso fare. Ci sono altre tre persone e noi siamo in tre, ragazzi. Non è ancora così facile, anzi, un mio amico è stato appena eliminato. Ok. Non è così facile come posso pensare. Non è decisamente vinta, ragazzi. Non è decisamente vinta. Oh, cavolo. Oh, panico, panico. Ok, questo era scarso. Mamma mia, ragazzi. Dai, 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 dai. Manca l'ultimo tipo. Quello è forte, però. Fatta. Mamma mia. Mamma mia. Ok, abbiamo vinto. Mi sono fatto, tra l'altro, saltare in aria da solo, ma abbiamo vinto. Mamma mia, ragazzi. Ok, round 3. Stranamente, però, non ha fatto vedere la feed. Vabbè, scialla. 400 punti ho fatto. Cavolo, raga. Aspettate, mo' proprio... Posso fare una cosa bellissima. Allora, aspettate che mi voglio via. È questo, ragazzi, non fa niente. Mi tengo questo. Dobbiamo sempre piazzare, va bene, va bene. Ho voluto prendermi questo, ragazzi. Mi sarei potuto prendere in realtà anche qualcosa di più figo, tipo lo scar silenziato oppure la mitraglietta oro, che forse era la cosa più versatile e forse anche la migliore. Però non fa niente. Giochiamo così, non mi sono preso lo scudo, cavolo. Non ce l'aspettavo. Ok, no, ragazzi, è vinta. Decisamente vinta, GG. Fatta, ragazzi, mamma mia. Wow, secondo round vinto. Allora, io però vorrei un'altra arma. Quindi, esatto, ora, ragazzi, posso farlo. Mi compro proprio una di queste, permettetemi. E mi copro anche qui con lo shield. Ok, ragazzi, siamo messi molto bene così. Dopo magari prendo un po' di materiali in più, perché in questa mappa più possono servire. Andiamo. Forse la mitraglietta non è stata una grande idea. Sarebbe stato meglio lo scar. Vabbè, comunque, scialla. Sopra ci sta un bel po' di gente, ragazzi. Sento anche fucili a pompa. Dai, rip. Non lo vedo neanche, ragazzi, sto tipo. Sta fuggendo. Vabbè. Ah, cavolo, hanno piazzato su A. Ragazzi, quando piazzano non è una cosa buoni... Cioè, buona sì, però dobbiamo subito andare lì perché non possiamo fare in modo che venga disattivata la bomba. È un tizio quello? No, ok, è stato eliminato. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Stiamo su A, ok. Vabbè, sta un po' di gente, sto a posto. Ah, quello è fastidioso però là sopra. Guardate come se la campera quel tipo. Vabbè, ragazzi, stiamo attenti. Ok. Posto, quel tizio là sopra, ancora niente. Ok, è riapparso. Sta... No, non è lui, cioè, stanno due tipi. Vabbè, comunque, 3, 2, 1. Ciao, bro, andata. Anche questo round vinto. Vabbè, mi ha eliminato, sì, sei figo, ma tanto abbiamo vinto. Vabbè, raga. Easy. Easy proprio. Fatevi vedere. Questo qui è uno. Scappato. No, non proprio. Non credo che gli sia andata bene questo concetto di scappare. Vabbè. Vediamo, dovrebbe stare il compagnello sopra, che ho sentito che qui stanno a sparare, forse, boh, vediamo. Ah,
guarda questo simpaticone. Ma ha eliminato, raga, ma ha eliminato. Non è vero, Fortuna Gamer spacca. Bella, raga. Vinta anche questa partita, mi sa. Eh sì, GG, quanti kill ho fatto? 9, ci sta. Ok ragazzi, questa è l'ultima partita che ci facciamo perché sono troppo forte ragazzi. Se continuassi andrei ad oltranza. Allora lasciamo stare ragazzi, passiamo un attimo qui. Allora, è un po' più difficile perché dobbiamo... siamo difensori, quindi la possibilità di perdere è più alta. Perché la mia sfida e il video finivano ragazzi semplicemente se i nemici piazzavano la bomba, capito? Non c'era bisogno che effettivamente la facessero detonare, capito? Quindi è un po' più particolare. L'unica cosa che devo sperare è che i miei compagni da soli riescano insomma a difendere. Per esempio già sto tipo, mo se non ci stavo io non sarebbe riuscito a difendere. Per esempio io già sono morto ora, raga. Ok, mamma mia. Cavolo, un altro nemico dietro. Fortunatamente non so giocare. Dai. Cavolo ragazzi, non ho bomba, mi sta da piazzare.